bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, bandiera rossa la trionferà, e viva il comunismo e la libertà! Subito dopo quella ufficiale, quella con le istituzioni, un'altra manifestazione da parte vostra, la sinistra di rivoluzione, da potere al popolo davanti al Sacrario della Ghirlandina. In che cosa si distinguono queste due manifestazioni sostanzialmente? Si distinguono nel fatto che ci sono quelli, una minoranza che ricordano esattamente cosa fu la resistenza, che fu una resistenza all'invasore straniero e al nemico interno che alimentava l'odio e alimentava la violenza, che alimentava la discriminazione, e la manifestazione istituzionale che è frutto di 20 anni di revisionismo storico, in cui praticamente si è sempre soltanto voluto paragonare il comunismo al nazismo in maniera stupida, strumentale, perché così si è fatto un enorme torto alla storia, perché quando sono stati costretti le democrazie occidentali o le dittature occidentali a dover stare a ascoltare i comunisti, ci sono stati 46 anni di pace e 30 anni di sviluppo sociale, come non si erano mai visti, progresso scientifico, lotta al colonialismo, che è poi quello che non ci viene realmente perdonato. E invece i nazisti, che hanno provocato la seconda guerra mondiale, hanno diffuso odio che viene rinvangato pesantemente in Ucraina ad oggi, che è la base dell'odio etnico che c'è dentro di loro, deve essere paragonato a questo? No, non esiste. Io ho avuto una civile discussione con una donna ucraina di 68 anni, chiaramente lei era alterata per quello che faceva la Russia ed era non vedeva bene il mio simbolo, non vedeva bene il mio simbolo perché ricordava soltanto Stalin. E io ho detto, ma c'è stato anche Khrushchev, che era mezzo ucraino, e Khrushchev ha cercato di fare di tutto per la riconciliazione. Ma è come se questi decenni di riparazione e convivenza pacifica, e su questo non mi ha potuto contestare, è come se tutte queste cose non esistessero, contava solo il male. Ed ecco qual è il problema: c'è chi ha rinvangato il male e solo quello per alimentare le divisioni fra popoli, e adesso viene utilizzato strumentalmente per dei conflitti imperialisti e capitalisti, perché Putin è un imperialista capitalista, la NATO è imperialista capitalista, Poroshenko era sostenuto da nazionalisti xenofobi, che sono gli stessi che hanno portato avanti la cultura dello scontro negli ultimi 8 anni in Ucraina e da più di una dozzina d'anni nell'Ucraina, con tutto il nostro male e la Russia. Voi come vi ponete rispetto a questo invio massiccio di armi? Allora, riguardo all'invio di armi, sappiamo benissimo che l'invio di armi vuol dire prosecuzione di guerra e comunque schierarsi da una parte. E non essere neutrale, perché non prendiamoci in giro, non siamo neutrali, e ci siamo schierati da parte di una Ucraina che finge di essere una democrazia mentre per 8 anni ha perseguitato l'opposizione. Noi stiamo inviando un'armi a un paese in cui i nazionalisti xenofobi, alcuni neonazisti dichiarati e alcuni che sono stati neonazisti dichiarati, che sono stati a capo del Parlamento, sono dentro la cultura, e c'è un popolo che sta semplicemente subendo lo scontro imperialista. Ci piacerebbe dire che mandiamo armi a una resistenza popolare che voglia cacciare i russi e i nazionalisti xenofobi, entrambi, come era la nostra resistenza, magari quello lo appoggeremmo, ma così è soltanto uno scontro fra due tipi di mali.